Oggi si è deciso di parlare non del contenuto ma del contenitore, cioè della struttura narrativa, perché la struttura narrativa è quel collante che tiene insieme l'opera. E ho chiesto a Silvio venire qua e parlarne insieme a me, perché entrambi abbiamo scritto un qualcosa di molto simile a un giallo, molto diversi tra di noi ovviamente, perché se non avrebbe neanche senso parlarne. Io credo che per quanto riguarda quello che ho scritto io c'è una grandissima, come dire, differenza tra forma e sostanza. Per quanto riguarda Silvio, che è un esteta e che io colloco tra, per quanto riguarda la letteratura, tra Wismans e Oscar Wilde, forse per lui forma e sostanza non sono due poli estremi di un continuum, ma fanno invece sinergia comune. Io trovo che il genere giallo sia una casa molto accogliente, e qui abbiamo secondo me due arredatori di primo livello, perché in qualche modo riescono, per così dire, a mutare a loro piacimento l'atmosfera delle varie stanze che incontreremo attraverso la lettura. Come sappiamo bene, ciò che rende un'opera valida non è l'argomento di cui tratta, quindi anche questo insistere con le etichette dei generi secondo me è fuori luogo. Ci sono scrittori che scrivono bene, come diceva Oscar Wilde, e scrittori che scrivono meno bene. Il genere non è così determinante. Generalmente si ritiene di serie B questo genere. Perché? Ma perché è stato effettivamente dozzinale per molti e molti anni, nel semplice senso che ce ne sono stati tantissimi, e che quindi diventa una specie di canovaccio senza stile. Cioè, i giallisti non è necessario nel maggior numero dei casi che abbiano un grande stile, questo in passato. Quello che noi dobbiamo rilevare è se uno scrittore ha stile o no, che poi scriva un giallo o un romanzo di qualsiasi altro genere, è un'altra cosa. Fatta questa necessaria premessa, quindi vuol dire Agatha Christie è una scrittrice, non è una giallista, è una grande scrittrice. Ci sono mediocri giallisti, ce ne sono tantissimi mediocri. Chi sa distinguere il mediocre giallista dal genio giallista vuol dire che si intende di letteratura. Io poi mi riferisco principalmente al genere giallo che slitta nel fantastico, perché è quello il mio settore, se proprio dobbiamo rimanere sempre alle definizioni. Ci sono varie sfumature di giallo, come sicuramente saprete. C'è il giallo d'atmosfera, che non presuppone la presenza di quella noia mortale della polizia o dell'ispettore. C'è il giallo poliziesco, in cui invece c'è, come dice l'aggettivo, la polizia. C'è il giallo all'americana dell'hard boiled, no? Pugni, rincorse sui cornicioni, l'investigatore col cipiglio cupo, no? Il noir, no? Che è metropolitano. E poi c'è il giallo di cui nessuno parla mai, non si sa perché, che è quello fantastico, cioè il giallo in cui ci sono delle sfumature di gothic, ossia di mistero autentico. Perché l'autentico mistero è quello di questo genere di gialli, in cui non c'è l'istituzione, non c'è l'investigatore riconosciuto come tale da un'etichetta, non c'è niente di definito, ma c'è un mistero che aleggia. Ora, questo è l'unico genere di giallo che a me interessa. Io l'ispettore la trovo una figura di una noia mortale. Se vi piacciono gli ispettori, leggete tutti i libri gialli di oggi che vanno di moda, c'è sempre un ispettore. Vi piace la dimensione metropolitana, pascetevi di tutti questi scrittori. Io li detesto. Io amo il giallo classico d'atmosfera, in cui non c'è commissario, non c'è ispettore, ma c'è una casa, un luogo dove si annida qualcosa di pericoloso, qualcosa di perturbante che un ispettore non ha il potere di investigare o di eliminare. Chiaro? Perché l'istituzione non ha mai il potere di eliminare il male, ce l'ha solo ufficialmente,
E a me questa dimensione ufficiale non interessa. A me interessa un personaggio che si trova coinvolto in una situazione di mistero e lui conduce le indagini. In questo caso, il libro di Massimiliano Comparin risponde alla mia esigenza. Infatti, se ci fosse stato l'ispettore, lo buttavo via subito. Allora, qui non c'è l'ispettore, c'è un individuo, una persona, come uno qualunque di noi, che si trova vis-à-vis con un mistero. Meno male che ci sono anche dei misteri ogni tanto, no? In una vita così noiosa come quella della maggior parte degli esseri umani, ogni tanto ci sono dei misteri. Qui il mistero è una scomparsa, esattamente come nel mio, tra l'altro, Eros degli inganni. Questo e questo non sono dei gialli classici, perché sono più ci sono sfumature più intimistiche, prima di tutto, e che colorano il giallo di psicologico, di affettivo. Quanto al discorso di forma e sostanza, che è molto importante, Massimiliano Comparin ha già colto nel giusto, dicendo per Silvio non ci sarà il problema. Infatti non c'è problema, forma è indissolubile da sostanza nel mio modo di concepire l'arte. Cioè non ha più senso dire contenuto forma, perché nella forma si realizza la cosiddetta la sostanza. Intendo dire che non c'è una pagina, non ci deve essere una pagina in cui la forma non significhi il contenuto. Dal mio punto di vista il giallo è più un linguaggio, nel senso che io ho una necessità, che è quella di far leggere delle cose che io ho intenzione di scrivere, e quindi voglio comunicare degli argomenti che magari non verrebbero letti da persone che potenzialmente non si ritengono interessate a quegli argomenti. Allora cosa faccio? Costruisco un telaio narrativo intorno, che è quello del giallo, che ha come elementi un mistero e una risoluzione. Il mistero te lo do alla prima pagina, la risoluzione te lo do all'ultima. All'interno, se riesco a costruirlo bene in maniera efficace, posso inserire quello che voglio e tu, lettore, di fatto sei costretto a leggerlo. Io ti porto intorno a un percorso e ti faccio visitare, come dire, il mio, tutta la merce che ho a disposizione, che è quello che io voglio raccontare. E alla fine, se sono bravo a costruire questo telaio narrativo che è il contenitore della mia storia, ti coinvolgo. E magari quella storia che tu non avresti voluto ascoltare, perché se avessi saputo che si trattava di quello non l'avresti preso questo libro, alla fine ti interessa, ti piace, magari mi ringrazi perché ti ho aperto, come dire, delle prospettive su argomenti che non avevi preso in considerazione. Quindi questa è per me la forza del giallo. Perché giallo e non noir o thriller? Ci si chiede qual è la differenza tra il giallo, il noir e il thriller. Io li trovo tre sottogeneri della detection story o detective story. Di fatto noi abbiamo una costruzione narrativa che è quella, e poi nel tempo si sviluppa. Il primo che nasce è il giallo, e nasce molto prima degli altri. E il giallo ha degli elementi caratteristici che sono il mistero, all'inizio abbiamo detto, poi abbiamo una, che può essere un omicidio piuttosto che una scomparsa, quello che è, un investigatore che può essere il narrante, comunque chi investiga, non deve essere per forza ufficiale quella figura o istituzionalizzata, abbiamo una vittima e un colpevole. E poi la risoluzione che mettiamo alla fine. Il giallo è una sfida intellettuale tra chi scrive e chi legge, ma è una sfida molto diversa dalle solite sfide, perché quando io sfido qualcuno a giocare con me, quella persona vuole vincere la sfida con me. In realtà chi legge un giallo vuole perdere la sfida, vuole essere stupito perché vuole il colpo di scena che non si aspettava. Se io sfido a leggere un giallo, un mio lettore che vince ci rimane male. È una delle poche occasioni nella vita nella quale se io ti sfido a giocare e tu vinci ti arrabbi. Perché vuole provare un'emozione intensa. Perché manca il thrilling, cioè quella colpo di scena che non avevi immaginato e che se, come dire, io non riesco a darti perché tu ci sei già arrivato, ok, ti fa vincere con me e ti fa perdere di fatto la scommessa di vincere qualcosa che ti poteva intrigare. Quindi il giallo è fantastico per quello, perché io ti sfido a combattere contro di me una battaglia, ok, una partita a scacchi, quello che è, ma tu sotto sotto vuoi perdere.
e non accetti di vincere. Se vinci, sono io di fatto che ho perso come autore. Chi conduce l'investigazione è il buono, ok? La vittima è buona e il colpevole è cattivo. E questa è una, come dire, suddivisione manichea, ok, della vita, della realtà, che appartiene a un genere che si basa sulla razionalità, fondamentalmente. Quindi la letteratura è quella di Agatha Christie, nella quale non c'è costruzione psicologica dei personaggi, non c'è creazione di atmosfere, è una partita a scacchi fatta da un ingegnere, perché lei fondamentalmente è un ingegnere di letteratura. E quello che a lei interessa è costruire questa storia per regalarti l'ultima pagina, che è quella che ti dà il colpo di scena. Da questo punto di vista, visto che sono i buoni contro i cattivi, il giallo è tecnicamente una commedia. Come la Divina Commedia? La commedia è diversa dalla tragedia, perché la commedia inizia male e finisce bene, la tragedia invece inizia bene e finisce male. Il giallo inizia male con un omicidio e finisce bene con una risoluzione. Quindi è come, come la Divina Commedia. E anche difesa della morale. Esatto. Tu entri nella selva oscura, quindi parti male, vai all'inferno, arrivi in paradiso e esci col cielo stellato. Divina Commedia. Quindi il giallo è una commedia. Il noir, a differenza del giallo, è più moderno, più contemporaneo, perché tu stai dalla parte del cattivo, non del buono. Quindi l'io narrante, non dico che è il colpevole, o spesso è il colpevole, comunque è la persona che non ha quelle caratteristiche di positività che ha nel giallo. È una persona molto più complessa, entri nella modernità perché costruisci un personaggio molto più problematico. Infatti difficilmente ci sono gialli puri oggi, perché non trovi un archetipo così caratteristico come nel giallo. E il giallo è il noir è tragedia, perché inizia bene e finisce male. Perché? Perché se io sto dalla parte del cattivo, il cattivo viene punito, quindi finisce male per forza. E l'altra caratteristica del noir è che non c'è quel colpo di scena finale, perché sai già chi è il cattivo e lo sai dall'inizio. Quindi è una ricostruzione e destrutturazione del genere giallo su chiavi di lettura diverse. È molto più amaro. Sì, c'è molta più amarezza. Esatto. Per me non funziona il giallo, il noir, funziona meglio il giallo, perché siccome io devo costruire una struttura narrativa semplice per mettere dentro una storia, nel noir ho una struttura narrativa complessa e perdo di vista la storia, anche perché non ti do quel colpo di scena finale. Il thriller è diverso ancora. Il thriller è il genere più basso dei tre, nel senso che è costruito per dare thrilling, quindi quel brivido alla schiena che ti fa sentire le emozioni. È un genere di pancia, non di testa come gli altri due che vengono costruiti. Non per niente è il più commerciale e il più cinematografico, perché vive di scene, di immagini, di sceneggiatura. Quindi ecco, diciamo che queste sono le tre macro definizioni dei tre sottogeneri. Per quanto riguarda me, quello che mi interessa, visto che il giallo è un pretesto, e per me non è neanche così importante la risoluzione, perché poi vorrei avvincerti con la storia, abbandoniamo il genere e entriamo un po' nella letteratura. E per me forma e sostanza quindi sono separate. Per Silvio, almeno per come lo vivo io da lettore dei suoi romanzi, è diverso, perché lui è un grandissimo creatore di atmosfere e quindi quello che lega insieme è la qualità della scrittura e l'atmosfera, tiene insieme tutto l'intreccio. Poi la costruzione gialla sofisticata credo che non appartenga a questo genere di letteratura, perché vive appunto della sua poetica più che della sua costruzione narrativa.